Ragazze e ragazzi, rieccoci qua su Baldur's Gate 3, proseguiamo da dove ci eravamo lasciati. Come avevo detto, sono andato un po' a riorganizzarmi, ho venduto un sacco di roba, così almeno ci siamo alleggeriti. Ho cambiato la sua arma, ho preso una shabby pen per lei, così almeno fa più male. L'altra, insomma, mi ha soddisfatto più di tanto. Direi... Ah sì, ho dato le pozioni agli altri membri del gruppo, le ho divise per tutto il party, e ora direi che possiamo... Ah no, ho preso una pozione, c'era scritto... Ottieni uno slot di incantesimo di livello 1 extra. Io la berrei. Ok, così abbiamo... Infatti volevo capire se per sempre, o mi sa che per sempre... Mi sa per sempre, così abbiamo uno slot appunto incantesimo in più, possiamo o curare di più o fare le nostre cose, insomma. Visto che alla fine tra tutto il party forse... Eh sì, noi siamo gli unici ad avere gli slot incantesimo. Conviene appunto che l'ho bevuta io. E vai a vedere... Ah no, ok. Se bevo... Ok. No, fino al prossimo riposo lungo. Vabbè, fa niente, dai. Pensavo definitivamente, invece niente, andiamo di qua. E mi sa che qua c'è da combattere, no? Non so. Questo presentimento. Guarda lì, guarda. Ah, ma c'è quello lì, guarda. Quello lì. Ah no, non sono ostili. Ok. Il bardo è quello del... Sì, è vero che l'aveva detto che... Sentiamo. With fragulous crown and with scepter abraid, draw Regslin, short work of the innkeeper made. The inn burnt to ash. The captives were many. Goblin kind had reduce them to cowering filfenny. So raise it your goblets and drain them with pride. Draw Ragslin, the true soul, had led you glide. Dedica la tua completa attenzione, spacchiolante a pisusto. Che lingua sarebbe? Bravo. Usceni dal palco. Che lingua sarebbe? Come on, you turnip! Quite so. Now, if you'll excuse me... draw Ragslin! Draw Ragslin! I am... Draw Ragslin! Tumptuous! Draw Ragslin! You broke him! Wait! Wait! Draw Ragslin! We pray! We... Come on, pigeon! Back to your cage! Now, look what you've done! Come on! No, è andato... Of course! L'hanno... My name's Gribble, idiot! L'hanno rinchiuso, lui è venuto qua per... mi yes. Ricordo fare che cosa, ma... Scusa, fa vedere... Salvare volo, volo si chiama. Abbiamo trovato volo che si esibiva per i goblin, molto forzatamente. È stato portato nell'interno dell'accampamento da una guardia, chiaramente bisogna di aiuto. Va bene, eccolo qui, in tempo reale. Ok, glielo abbiamo inceppato. Vabbè, qua c'è un mercante, lui. Vediamo. You look like you got something jingling in your pocket. Looking to spend it? Dipende cos'hai. Fammi vedere quello che offre, non mi interessa. L'aveva rubato. Martello della rovina. Ah, guarda, aspetta. Questo mi sembra interessante. Quando colpisci il bersaglio con quest'arma, infondigli un terrore agghiacciante che gli impedisce di recuperare punti ferita. I non morti subiscono anche svantaggio e tiri per colpire. Mi sembra molto interessante. Fa anche leggermente più danni.
Non ha incantamento, però pare che l'incantamento... No, aspetta. L'incantamento... Io poi... Vedi, più uno i tiri per colpire, più uno i danni inflitti. Quindi ha probabilità di colpire il martello da guerra. Però questo ha un effetto interessante. In più ha tenacia, che se non becchiamo il bersaglio, lo infliggiamo con, possiamo infliggere comunque 3 danni. Arco lungo più 1, anche arco lungo più 1. Però magari non per noi. Oddio. Beh, lui era già a posto. A 5, 12, 4, 11. Vabbè, siamo lì, okay. Siamo lì, poi cos'è che ha? Guanti dell'arciere. Ottieni competenza negli archi corti. Ottieni competenza negli archi corti e negli archi lunghi. Non ti infliggi 2 danni extra con gli attacchi a distanza. Questo è una roba interessante. Ah, quando curi un bersaglio, questi ottieni 3 punti ferita temporanei extra. Spadone più 1. Lo spadone ce l'ha lei. 6, 16. Sì. Il danno è uguale, però questo è incantamento. Armatura di pelle più 2. Questo è interessante per Astarium, 806. Non possiamo neanche prendere. Tiene un bonus a più uniti di salvezza e le prove di caratteristica su destrezza. Astarium, avevo preso questo. Decisamente. Ah no, non è competente. Peccato, armatura media, no? Allora no. Allora no. Scarpe di Swires. Aumenta di 1,5 metri la tua distanza di salto. Acrobazia più 1. No, scusa, lui non ha nulla. Si va di cuoio. Acrobazia più. Allora, qualcosina gliela possiamo, anche delle pozioni. La possiamo. Ah, anche questo. 780. E allora, o gli rubo... Ah, questo scusa, aspetta un attimo. Sì. Ah, non mi sembra che altri clienti. Ha dell'oro a stare, non me ne ero accorto. Toh, ecco. No, meglio riunire tutto, Allora, io direi... I got stuff. Sì. If you got coins. Commerciamo normale, no, perché col baratto io preferisco vendere tutto e poi ho al limite, no, perché vediamo se per esempio gli do questo, che alla fine non mi interessa, però è l'unica cosa che non mi interessa, perché cosa... vedi, 5 di oro, cioè alla fine facciamo così. Sì, preferisco commerciare normalmente, cioè i soldi te la compro la roba. Possiamo prendere per noi questo martello, che mi sembra migliore. 169 e ce li abbiamo, e lo equipaggiamo anche subito. Ok. Ah, è a 2 mani, però. Così rinunceremmo allo scudo. Cazzarola, non l'avevo notata sta cosa. Vabbè, però è un'arma interessante. Adesso vediamo. Vediamo. Sì, rinunceremo a più 2 di classe armatura. Vabbè, non sono stato troppo attento, in effetti. Ah, dopo essere stata lanciata, quest'arma ritorna sul proprietario. Piccone... ritornante, non è un piccone, è un'asta. Piccone da guerra, questo è un falcetto. Scusa. 5-14, ok. No, dice, vabbè, questo ok. Poi potrei prendere... No, spadone no. Perché lei le avevo messo l'ascia bipenne che abbiamo trovato. No, e magari sì. Perché questo 6-16, però...
No, teniamo la sciabipè. No, per lui. Gli stivali. Questi qua. Aumenta di un metro e mezzo la sua distanza di salto. Perché gli altri... No, i guanti dell'arciere per lui. Lui ce l'ha già la competenza, però infliggi due extra, forse due danni sarà, extra con gli attacchi a distanza. Allora, prima gli prendiamo questo. Ok, e questo. E questo possiamo venderlo. Ok. Poi... Gli prendiamo... Sì, ce la facciamo. Guanti dell'arciere. Al posto di questi... Sì, dà rapidità di mano più uno, ma non ha senso. Anzi, magari li vendo pure. 35. Guanti del potere. Oh, non lo so. Intanto li mettiamo i guanti dell'arciere, va? E poi basta, penso. Oddio, potrei prendere delle pozioni. Quant'è che costa una? Una. Devo fare 780 diviso 3, mi sa che non ce le abbiamo. Però mi devo ricordare che questo ce le ha. Ne ha 3. E magari che non fanno mai male. Io direi... Le pozioni, sì. Magari pozioni di cura maggiore, va, tutte e due. Ok, così sono rimasto senza denari, ma va bene. No, ma va bene. Dite, 1200 gli abbiamo dato. Ok. Allora. Perché così abbiamo 18, sì, 18 di CA, che comunque è alta. Però rinunceremmo allo scudo. C'ha più difesa, sostanzialmente. A vedere, aspetta. Perché sennò questo martello da guerra... O glielo diamo a Karlak. O glielo diamo a Carla, però 2 di 6. No, sto guardando anche i dadi, perché con la sciabipenne forse abbiamo probabilità di... Non so, di far più male. E se no lei... Quale... No, sto pensando... Spada della giustizia... Potrei darlo a lei, magari. Forse. Però c'è quella cosa che... Aspetta. È che protegge... Questa non è un malaccio. Anche se adesso non c'è. O sbaglio. No, c'è. Ho scritto... Ah no, riposo breve. Riposo... Ah, fino al prossimo riposo lungo che ti protegge, ok. Quindi... Potrei provare, dai, proviamo, se no teniamo questi, ovviamente, sia lo scudo che ce lo teniamo, non lo vendo, però vediamo com'è in battaglia con quest'arma, dai, visto che l'ho presa, anche questi, io quasi quasi li mando all'accampamento, questi qua, metti in ordine, ok, e ci siamo. Qua comunque abbiamo 4 pergamene di resurrezione, quello ne ha 3, però dobbiamo avere i soldi, o glieli rubiamo, ma adesso no, non sono così disperato, diciamo. Allora, salvo, okay. E vediamo qua, cerchiamo di non farci gli nemici sti goblin, andiamo qua in giro, non lo so cosa c'è. Qui c'è salvare il druido, sconfiggere i goblin, salvare il druido. Oh, qui possiamo andare, non so.
È il fatto che però se dobbiamo affrontare i goblin, quello poi... Speriamo di trovare tutto intero, sì. Qui niente. Ma qua non c'è niente. Ma un sacco di roba. Tutta rubata. Tutta rubata. Allora andiamo di qua. Andiamo. Qui? Ah, qua c'è un viaggio rapido. Viaggio rapido. Qui succede qualcosa. Spaccone. What's up for discussion? Fresh disarmament, parents. Weaker than pixies, humans. Oh, you got him good. And who are you? Another pest. Everyone just barges in here, thinking they rule the world. Ha! As the symbol glows, power courses through you. Authority. Il custode ci consigliava di usarlo, sto potere. Giudizio affrettato, credere, è un dato di fatto. Non siete diversi dal terreno che pesto quando cammino. Oppure... usare questo il vermetto che abbiamo in testa. Sono un tuo superiore, farei bene a mostrare un po' di rispetto. Vai, vediamo. Difficoltà 2. Conoscenze proibite. Aspetta, avendo parzialmente decifrato la necromanzia del Tai, che era quel libro oscuro, ottieni un bonus più netti di salvezza e prove di caratteristica su saggezza. Va bene. Something stirs deep within you, hungry and alert. It's taking something you'll never get back. Forgive me. I had no idea. The other true souls are inside, planning and such. Ok. Però c'è detto che ci ha portato via qualcosa. Ok. E niente, dobbiamo per forza entrare qui. Eh sì. Trovare il canto notturno. Vediamo. Abbiamo... Guardia Gurgon. Leggermente ubriaco. No go inside. Ma c'ho sto bagliore adesso? Sì. Ah, forse è per il fatto dello slot incantesimo. Vabbè. Vuoi andare dentro? Sacredo distrutto. Oi, so much fun! Oi! Ain't no party in here! We're doing the absolute's work! State your business now! The mark glows, but you feel nothing in response. Your illithid power is beyond reach until you rest. Ah, non si può usare sempre. se non era troppo bello. Dunque, intimidire, sono affari miei, non tu e fammi passare, o inganno. Ho un'udienza con chi comanda. Più due carisma. Io farei intimidire, ho più vantaggi. Intimidire. Vediamo, 15. Ok. All right. Normally we stick you foreign types in the spider pit. But the Absolute says we're all making nice now. So in you go, I suppose. Chi è che comanda qui? Well now, gonna have to be more specific than that. We're drowning in true souls, here we are. You here to see Priestess Gut, Boss Raxlin, or the Drow? Boh.
Ho un'inza col ladro. Voglio vedere la sacerdotessa Gat. Sono qui per Ragsling. Facciamo la sacerdotessa. Do you now? Might feel different once she puts a burning brand to ya. She's through the main doors. Just follow the smell of burnt goblin arse. Okay. Oh, come on now. Ci abbiamo. Ah, ma è fuori Alsi? Scusa, qua dentro cosa c'è? Uccidi tutti e tre i capi. Salvare volo. Ah, i tre capi, ok. Aspetta un attimo, riesco. Cioè, mi stai dicendo che era lì in giro? Ah, sì. Cioè. Scusa, eh. Ma. Sconfiggere i goblin, diario aggiornato. Sono tre capi al campamento, ok. Abbiamo raggiunto il tempo. Che si dice custodisca il canto notturno, dobbiamo cercarlo. Aspetta, prima di guardare dentro. Scusa, eh. Ah, dice qui. Ah, però su. Scusa, su qua. Ma. C'è qui da qualche parte, ma. Io vedo solo goblin. Istaku, seguitrice, lottatore marcio, warlock. Questo insegue Loka, combattente. Scusa, eh. Avventuriero morto. Cioè, su non c'è nulla. Vediamo di qua. Però qua siamo fuori dall'area, eh. Quarto, ottavo, quinto. Lottatore, qua si scende. Ok. Oh, vabbè, chiediamo magari in giro, non so, chiediamo a questo. Hey, hey! You ain't rounding me up for no raid. No way. I'm drinking. Buon per te, in alto i calici. Yeah! Here's to the absolute. Vabbè. Non so. Questo. Grab a drink before you see the priestess, Maka. The brandy stings something proper. Questa sacerdotessa sa anche curare la gente o la marchia soltanto? Seen her carve more folk than she's cured. Still, she's a chosen of the absolute now. See for yourself. Head inside. E follow the sound of squealing novices. Va bene, ma non mi pare combattente. Vasca della Sbronze. Cioè, lo so, qui non vedo nessuno. Però in effetti qua in alto c'è qualcosa. Potrei andare a... Perché in effetti qua segna su. Segna. Magari, però non lo non vedo. Quindi proviamo ad andare qui. E da qui. Ci sarà un modo di salire da qui magari. Vediamo. Un salto. Sì che ci arriviamo. Vediamo, ok. Oh,
Inseguitore sciocco. C'è gente che dorme. Ma come adesso mi indichi giù? Cioè, no, vedi, mi indichi. Boh, vabbè, vediamo qua su chi è, cosa c'è. Vediamo, non so. Ah, qua sembra uno importante lui. Proviamo a parlarci. Help us out. Says here the goblinoids are obstreperous and malodorous. What's that mean? Ma che ne so. Ah beh, rumorosi e puzzolini. È un bel complimento, dice che siete estremamente intelligenti. Secondo me io sono più propenso alla prima. Cioè, rumorosi e puzzolenti. Ain't that the truth? Proper stink around here. Now we've settled it. And all that ruckus makes it hard to concentrate on reading. Dove lo hai trovato? Dove lo hai trovato? Belonged to some bloke who showed up here asking questions. Bold as a bugbear, he was. Said he's writing a book about the absolute. Lads didn't like that. Said he was a spy or some such. Think they've locked him in the cells already. Well, I had a good chinwag with him, though. Interesting bloke. Quel tizio era Volotam, l'ustragonista dei reami. Cos'avevi così interessante? Ha incontrato altre persone interessanti, un druido magari. There were some troublemakers, but they're either dead or wishing they were. Don't know if there was a druid though. He's probably down in the pens, fattening up the wargs like all the rest. Questo scrittore, darete in pasto ai warg anche lui? Nah, we're keeping him as our own little plaything. As long as you don't ask any more awkward questions. Che genere di domande inopportune? He wanted to know if we felt any extra booyah in the air since converting. E niente, oggi vengo disturbato. Stavo dicendo, ci ha chiesto se ci fosse più buia nell'aria da quando ci siamo convertiti. Che significa? Magic. Then what the absolute chooses are brimming with it. Ah. Priestess Gut and our boss Ragslin are fearsome powerful now. Same as that drow. Beh, immaginavo erano forti i tre capi che dovremmo ammazzare in teoria, e quindi la tua tribù è diventata più potente. Yeah, Priestess Gut is fierce and powerful now. So's Regslin, our boss. Them's true souls now, just like that drow. They have the kind of booyah that comes from being chosen by a god. Potrei vedere il suo manoscritto? I ain't finished with it. There's enough reading here to last me a lifetime. The mark glows, but you feel nothing in response. Your illithid power is beyond reach until you rest. Intimidire. Sarà una vita molto corta se non me lo dai subito. Vediamo. Difficoltà 15. Ok. Bloody hell! And people say goblins are savage. It ain't worth fighting over. Take it. Grazie, ricevuto la mia vita presso la schiera conquistatrice. Cos'è questo? Un estratto della guida di volo alla società dei goblin di prossima pubblicazione. La mia vita presso la schiera conquistatrice. Spesso è stato fatto notare che i goblin sono codardi, tendono a scappare dalle sfide più dure e a disperdersi in lungo e in largo se i loro capi vengono abbattuti. Ma io vi dico che non è sempre così. I goblin di cui ho fatto la conoscenza di recente, ragazzoli a modo,
anche se alquanto rozzi, sono ardimentosi e spinti dal loro amore per l'assoluto. Dai possenti Booyah incantatori agli infimi paria che languono nel fango, sembrano tutti più che disposti a combattere e perfino a morire in nome di questo nuovo dio, con più passione del più zelante devoto di Helm o di Tempus. Ancora non sono riuscito a scoprire il dominio o la provenienza di questa infervorante divinità, ma ogni ora che passa mi avvicino al cuore della questione. Per ora sappiate questo: i sacerdoti e i fedeli devoti di questo dio, pur essendo gommi, sono in grado di manipolare magie ancora più potenti di quelle che posso evocare io. Mettiamolo. Essere è questo, vero? Sì. Ok. Va bene. Non c'è altro qui. Qui si può scendere. Ah, si poteva. Ah, anche da qua, guarda. Si poteva salire. Eh no, qui. Beh, oddio, aspetta che passo qui. Magari c'è. Vedi, percezione. Percezione, muro spaccato. Allora, niente, ho detto che oggi non mi lasciano stare. Allora, abbiamo, sì, muro spaccato, esatto, però infatti volevo vedere, ok, ma la vede come è azione ostile, quindi come io spacco il muro, questi si svegliano e mi diventano ostili, e io non volevo almeno per il momento diventare un criminale, un rocchio, volevo guardarmi in giro. Quindi lasciamo un attimo perdere un attimo lì, magari è un altro accesso al tempio, può essere, può essere. Quindi scendiamo, come meno due punti vita, la madonna, qua così alto. Mizzega. È così alto. Madonna. E allora, toh, riscendo da qui. Fammi andare qui. Comunque la... aspetta. Fammi vedere. Cosa dice? È sparito... No, è sparito l'indicatore... Cos'è? Missioni... Salvare il druido... Abbiamo scoperto che i gobbi hanno imprigionato i sopravvissuti all'interno del loro accampamento. Anzi, potrebbe essere tra loro se è ancora vivo. Quindi era giusto andare dentro, sostanzialmente. Era la strada giusta, vabbè, abbiamo avuto la conferma, sostanzialmente. Vabbè, di qui posso scendere, vero? Cioè, in sicurezza. Ma come, meno uno? Ma dai, come? Così alto. Ma tecnicamente, vabbè che... Sì, cioè dal basso verso l'alto, ok, ma dall'alto verso il basso ci sono in mezzo i danni da caduta. Guarda, qui non mi faccio niente, però facciamo così. È meglio che li comando uno a uno, se no questi si fanno male. Qua le corde a quanto pare attutiscono. Aspetta, mi devo avvicinare un po'. Percorso intero qui. Ok. Enough waiting. I crave blood. Meno un punto vita, no, avvicinati così. Se no voi vi fate male, meno un vita, aspetta che c'è Astario in mezzo alle balle. Ok, qui non c'è, ok, ce la facciamo. Ok, dov'è qua? Ok, perfetto, let's move. Breathe deep and move. Ok, e allora... Ah, vediamo se... Questo qua sta inseguendo questo... Aspetta, dai, a parlare con gli animali, voglio sapere... Voilà.
Ah, una gallina, scusate, no, gallina. Voglio parlare con la gallina. Ah, basta, vabbè. Niente. No time to rest. Povera gallina. Best be on my way. Niente, entriamo, dai. A vedere. Eh no, ma dov'è? Scusa, te ne aiuto. No, aspetta un attimo, voglio fare le cose per bene. No, segnava in effetti. In effetti riesco l'ultima volta. Cioè, ha inquadrato prima per un attimo, mi stavo diventando questo, ma cioè qui, ma no, non è interagibile. Non è. No, torce in pro. No, non interagisce. Senti, vado. Vado. Non è segnato, lo troveremo, insomma. Mi sembrava strano che però fosse qui fuori. Cioè, boh. Andiamo, andiamo. Ah, questo è il primo. Anima pura Gut. Però è uno dei capi. Proviamo a parlarci. Seems like a good moment to talk. Now here's somebody special. The Absolute has touched you, hasn't she? Priestess Gut needs to touch you too. Hold out your arm so I can mark your flesh. Io non posso, non voglio porgere nessun braccio. Sono qui per spargere le tue budella sul pavimento. Perché dovrei volere il marchio? Let the faithful recognize one another quick sharp. That way nobody'll mess with you. And it's charged with magic. Ordinary slobs can't see it. Only us that follow the absolute. You ready? Brace yourself. This'll sting. Ma io non ho gettato. In verità preferirei non farlo. Maybe you don't need it. After all, you're special, ain't ya? Like me. She probes your mind, tangling your thoughts with hers. A familiar sensation. She too carries a power. Darkness seems to swallow the temple, leaving you with a vision of the goblin priestess receiving instruction from a handsome young man, one of the chosen. The vision dissolves away. You stand before the goblin priestess in the temple once again. Fatti stare, interrompi il legame. No, fatti stare, fondamentalmente. Nel profondo della sua mente. Her faith floods into you, a tide of shuddering ecstasy. Her tadpole nestles within that mania, secure, hidden. I feel you in there, digging around. Works both ways. And I saw some weird shadows swimming around in your head just now. Maybe I can help with that. Us true souls gotta look out for one another. Pensi di poter sistemare origine di queste ombre? Ogni aiuto è ben accetto. Possiamo parlare in privato di una questione personale. Ma pensi di poter sistemare l'origine di queste ombre? With the absolute will, I can fix anything. Non ci credo troppo. Let's deal with this in my chapel. It's private. Don't want this lot interfering with true soul business. Oi, priestess. Vediamo cosa dice. Hai richiede l'aiuto alla sacerdotessa Gobbe. Anche lei abbiamo deciso di fidarci della sacerdotessa Gut. Se la seguiamo alla cappella esaminerà il parassita. Però c'era anche lei a quanto pare. Secondo me non ci aiuta in quel senso. Cioè, vabbè, tanto ci abbiamo parlato, ok.
qui stanno torturando qualcuno. Torturatore spuntone. Liam. Yeah. Poor lad. I could give you peace, you know. But no. You gotta keep silent, don't you? Where do they flee to, you stubborn rat? Please, stop! Ah, here to see your friend, have ya? Come and join him if you like. The mark glows, but you feel nothing in response. Your illithid power is beyond reach sì, until tanto... you rest. Non l'avrei comunque usato in maniera così smodata. Perché lo stai torturando? Sembra interessante. Andate a farvi un goccio, il vostro capo mi ha mandato qui a darvi il cambio. Possiamo ingannare. Ma no, perché lo stai torturando? The geek snuck in here with his mates, looking for some forgotten thing. Said they ran to some kind of grove. He doesn't want to tell us where it is, but he can't resist forever. Inganno 20. Difficile sto tiro. Di poco. E... provo. Ah, uso un'ispirazione, dai. Vediamo. No. E allora. Allora niente. No, niente. You? I'll believe that when I see it. Allora chiudi il becco e guarda. Sono un po' fuori allenamento, la prossima volta magari. Get out then. Wasting my time like that. No, no, non voglio torturarlo, e niente, facciamoci i fatti nostri. Mi spiace, ci ho provato a dargli una mano. Ma niente. Di qui. Santuario insanguinato, che è questo? Abdirak. Greetings, child. I've met few aside from goblins here. You recognize the scourge. This man is a follower of Leviatar, goddess of pain. Ah, are you also here to assist with the prisoner? Ti riferisci a quello che stanno torturando? Please. The things they do to that man? So crude and primitive. I was invited to teach them. I live for pain and its intricacies, you see. But, alas. Pain without purpose is a terrible thing. Wouldn't you agree? Allora perché ti stai flagellando? I realize this looks strange, but I assure you, it is a most intimate form of worship. You see, pain is a loving thing, but trying to explain it to these goblins has proven. Forgive me, but that look in your eyes, something terrible has happened to you. Beh... come fai a saperlo? Because I see those same eyes when I look in the mirror, dear one. We've all suffered in these dark times. It is little wonder you bear scars of pain and anguish. Please, let me alleviate this pain. Perché ti interessa così tanto? Non mi serve che tu lenisca un bel niente. Perché ti interessa così tanto? Well, the maiden of pain, Leviatar, teaches us that pain is a most powerful and sacred sensation. And should our pain delight her,
Should we embrace such a gift? She will grant her most sacred of blessings. If you would permit it, I can show you firsthand. Sembra un mezzo pazzo. By all means, let us see what his skilled hand might get up to. Toccami, ti taglio la mano. Bah, vediamo, ok. Oh, I have something exquisite in mind. Simply face the wall and we can begin. Posiziona la faccia al muro. Face the wall and let us begin, dear one. Ma dove? Qui. No, là. Aggiungi la parete, ma no, quello è volo. E sangue, ma sul dono della grazia. Faccia al muro. Oh. Good. Turn towards the wall. Ah, qua. E sai, è un po' difficile. No, gira così. Yes, this will do nicely. Mi picchia. Porca. The pain you suffer will cleanse you. Do not fight it. Non è che magari riceviamo magari qualcosa in premio, però costituzione, intimidire, guarisci forte, no, facciamo intimidire, su via un bambino sa colpire più forte, vediamo, magari appunto al prezzo di un po' di punti vita, che ne so, ci do qualche bonus. You want more? As you wish, dear one. Oh, bravo! Encore. Wonderful! Just wonderful! Mi sembri stanco, e continui io? Vediamo fin dove arriviamo, non so. Allora, ce l'abbiamo fatta. Wonderful. You want more? I'll give it to you. It was a fine strike. Excellent form. That's it. Welcome the pain. Let it become part of you. Colpisci più forte che poi o ti restituirò il favore. Vediamo. Ah, 5. Come è così bassa la difficoltà? I hope that's a promise, dear one. Abbiamo 25 punti di vita, poi ci curiamo. Tanto. Sweet child, you bore the pain like a true believer. I am proud to have served you this penance. Mi sono divertito, ma è stata un'esperienza interessante. Potevi colpire anche più forte. No, è stata un'esperienza interessante. Interesting is an understatement, dear one. Lovita herself found your performance inspiring. She has deemed you worthy of her blessing. Vediamo cosa riceviamo. And on a personal note, thank you. That was positively divine. Un piacere aiutare.
Che ci ha dato? Your world has strange customs. Amore di Loviata. True. You wouldn't have the grit. Il dolore illumina la strada per la consapevolezza. Quando questa entità ha punti ferita pari o inferiori al 30%, ottiene più 2 tiri per colpire e tiri di salvezza su saggezza per 3 turni. Hai capito? E però è una roba passiva, allora? No? Noi passivo abbiamo solo attacchi non letali. Ah. Ok. Vabbè, io però mi curo, se permettete. Ecco. Dice condizione, però non è specificato. Ma secondo me è roba passiva. Va bene. Va bene. Beh, quando poca vita, secondo abbiamo poca vita, abbiamo un vantaggio, sarebbe non male come cosa. Comunque, qua ci abbiamo il tizio da salvare. Eccolo. Don't go bothering my pigeon. He's mine. Vedo, cosa vuoi fare di questo piccione? Keep him safe. Listen to him coo. Till I get hungry or some such. What's it to ya? Lo ammiravo, ne vorrei uno anch'io. Detesto vedere una creatura così adorabile chiusa in gambe. In realtà il tuo animaletto è uno scrittore piuttosto famoso. Him? Nah. Lo ammiravo, ne vorrei uno anch'io. Then catch one on your own. The mark glows, but you feel nothing in response. Your illithid power is beyond reach until vediamo you rest. Se possiamo, esatto. Intimidire. Sembra debole, forse è malato, non durerà a lungo lì dentro. Inganno, facciamo intimidire, dai. Basta parlare, apri la gabbia o te ne farò pentire. 10 dovremmo farcela, spero. Come uno. No, aspetta. Qua uso ispirazione. Sì, Uno no. Ok. Alright, calm down. I don't want no trouble. Here's the key. Pigeon's all yours. Ok, con l'intimidazione abbiamo risolto. Look at this. I'm quite saved. A joy to see a familiar face in such a precarious setting. I guarantee the story of your daring rescue of my person will live on for eons. Sai cos'altro sopravvive all'ere? L'oro. È un debito con me. Oh, what's a bit of metal between allies, hmm? I'll do one better. Tell me where we can meet each other once we've slipped the goblin yoke. And I'll offer much more than gold. Knowledge, my friend. It's priceless. Ti sei messo in un bagaglio come ti hanno catturato. Lo mandiamo all'accampamento, ok. Ti sei messo in un bagaglio, come ti hanno catturato? Why, by design, my friend. How better to learn the ways of a people than to live among them? I dare say the experiment has proven most fruitful too. I'd be happy to share my findings. Once we've found somewhere safe to parley. Sì, dai, lo mandiamo all'accampamento. Dai, visita il mio accampamento, parleremo lì una volta al sicuro. Smashing! Soon, my friend. Soon we can share the flagon of something liquid and a tale of daring do. I'll slip away when the coast is clear. See you soon, my friend. I simply can't wait to pick your brain! Ok. Invisibile. Ah, invisibile. Perfetto. E lui l'abbiamo salvato. Quindi abbiamo completato. No. Ci aggiungerà l'accampamento. Quindi dobbiamo parlare con l'accampamento. Ok. Ok.
Io sto sempre cercando il druido. Però adesso la sacerdotessa l'abbiamo messa, si può dire, da sola, credo. L'abbiamo messa da parte, quindi eventualmente abbiamo più facilità nell'ucciderla, eventualmente, se è da sola. Ma scusate, gli altri che sono rimasti qua? Ok. Qui. Certainly won't be because of your beautiful eyes. What are they looking at any of us for is what I'm saying. We're all on the same side. Ci sono dei simboli, porta. They're stuck ups. Ignore them and be happy. Porta, dove si va? Recinto dei warg. Ah. Forse dove... Scusa. No, tecnicamente... Oh, esploriamo anche qui, tanto... Per ora non sono ostili. Vabbè, qui se non sto attento, ok. Non rubiamo nulla, per carità. Forzite. Lottatrice. Ah, un orso, lui è un druido, magari è lui. Cioè. Sì, è Squeal! It's it again! Keep your hand steady, three. Again! Again! Make it squeal again! Cosa diamine state facendo? We're juicing it up! The beast came in here with those robbers, killed Dink and Mince too. Boss is thinking of serving it to the wargs. And it makes funny noises. We made it squeal. Look, look, you'll see. Give me that rock, I'll show ya. Paladino intimidire, libera immediatamente l'orso, affronterà la mia furia. Dai. Oh, forse ce l'abbiamo. Sì, ce l'abbiamo fatta, dai, non male. Alright, alright. You're gonna throw a tantrum about it. Never seen someone so worked up over a stupid animal. But I wanna hear it squeal. We'll be the ones squealing if we piss off the bear hugger. Hope you can control the furry bastard. Okay. The bear sizes you up, wary but not yet attacking. No, attacca i gomiti. Ma io volevo. Volevo cambiare. Selezione del personaggio. Ah, vedi, posso. No, aspetta. Well, well, well. Hey. Usare lei. Ma perché non posso più parlarci, mo? Scusa. Pronto? Ah, lui... Ah, no, posso cambiare personaggio mentre lui è, è impegnato nel dialogo. Posso. Vedi? Io volevo... No, lascia l'orso match dei goblin. No, attacca i goblin. Sì. Io volevo parlarci prima, però fa niente, attacca i goblin. No, se lo lascio alla mercé dei goblin, loro comunque hanno promesso. Hanno promesso, oddio. Promesso no. Dubbio. Ah.
attacca i goblin. Basta. Ecco. Che non so se anzi a questo punto. Boh. Fa niente, se ne frega. E ammazziamo tutti. Ah, qui vedi c'è. Ok, sono delle bestie lì dentro. Sì. Ok, sono delle bestie. Va bene. Sono un po'. Aspetta. Questi. Ok. Allora, ah no, sono fuori. Allora, niente, mi sposto fin dove posso. E attacchiamo. Abbiamo vantaggio, attacchiamo lui. Ok. Perfetto. E basta. Ragno compagno. Preda marchio del cacciatore. No, che guarda. No, questa chiama le guardie, no. Dove va? Disimpegno. Dobbiamo ammazzare questa. Fischiato. Salto. Allora, dobbiamo ammazzare questa qui. 95%. Ah, poi sono riuscito a disattivarla la questa abilità passiva. Se no è poco precisa. E mi sposto. Ok. Attacco a distanza, proviamo. 4. Ok. Tocca a lei. Ok, ci facciamo la stessa cosa. Sperando di prenderla. Perfetto. Però non so se anche lui va ad avvertire le guardie, eh? Non so. E noi poi facciamo. Proteggiamo lui. Ok. Non l'ha preso. Questi devono sfondare la porta. Ok. Bastardo. Allora, io per sicurezza ammazzo lui, questo bambino qui, non so, è brutto, ma da dire, ma così. Another step forward. Ah, mi ha invischiato, vabbè. Ah, vabbè, 16%, ci proviamo. Ci proviamo. Allora, ci ho provato. Poi tocca all'orso che attaccherà, esatto. Anzi, l'ha uccisa. Astarion a sto punto è un po' troppo vicino. Sti due. Solo che qua non ci arriva. E Astarion può solo occuparsi. Oddio, guarda, rischiamo con Astario. Perché qua azione bonus. Io vorrei colpire questa. Poi dice di andare di qua. Dai, rischiamo, perché questa io c'ho paura che. Vediamo. Attenzione. Mi ha preso, vabbè. C'ho paura che dia. Non vedo. Ok, ammazzata, perfetto, sì. E andiamo qui. Madonna, questa telecamera. Ok. Ah, va a liberare. Ok.
mancato. Ok, così nessuno dà l'allarme. Ok. E quindi andiamo qui. Colpiamo lui. Mancato. Lei non ci arriva con l'arma da mischia. Non ci arriva, quindi forse andare avanti. My path be true. No, è mano magica, ma non... cioè sì, oddio, posso usarla per lanciare qualcosa, ma che cosa, non è che ci sia. Oh. Non l'ho mai usata in effetti, no, ma preferisco, andiamo di... Che sarà critico? Ma un punto vita. Scatto. Aia. No, azione impetuosa. Beh, ha bruciato la ragnatela, che può che farmi piacere. Allora, no, contro di lui mi muoverei, però passo in mezzo. Very well. Ok. Gli diamo una mazzata, dai, una mazzata normale. Oh, oh, oh. Lui è umanoide. No, facciamo punizione tonante. Dai, spediamo via. Mi tocco gelido. Beh, gli ho fatto molto male, ma... scusa. No. Vabbè, tocco gelido. Ah, non può recuperare punti ferita. Ah, ok, perché è vero, è la nostra arma, sì. Non può guarire per due turni. Ah, si è curato. Corso delle caverne. Allora, Astarion. Astarion non può muoversi perché c'è questo che rompe le balle. Potrei mangiucchiarlo, sì, dai. Dissanguato. E può ancora attaccare, che è un'azione bonus. Allora attacchiamo con l'arma primaria. Sì. Ok, basta. Questo è quasi morto. Porca vacca. Cecità gli ha dato, bastardo. Beh, se ammazzo quello, ragno va via. Colpo critico. E Karlak dà una mano, direi, ad Astarion. Però aspetta, non mandiamola in ira. Facciamo... sì. Ok, morto. Perfetto. Ah, vedi, maestro armi possenti. Come azione bonus, perfetto, un attacco in mischia con la tua arma equipaggiata. Abbiamo un'azione bonus, possiamo attaccare un'altra volta se... aspetta, mi avvicino a questo magari. Sì. Perfetto. Lei attacca questo. Attacchiamolo normalmente, dai. 65%. Vediamo. Oh, il ragno è sparito. Così, perfetto. E direi... sì. No, vabbè. Ehi, curiamoci da... okay. Sentinella, quando un altro viene attaccato da una creatura vicina può attaccare il suo attaccante. Direi di sì. Mancato, porca. Ok, mi sono messo davanti apposta, così a stare un al sicuro. Cioè, è questo se è dato
dato fuoco da solo, scusa, eh. Non è molto intelligente. Tocca a noi. Cioè, ci ha dato fuoco a tutti, ok. Però adesso abbiamo un vantaggio su di lui. Io lo meno. Ma lo meno. Ah, ecco, pure morto. Non posso muovermi. Ah, faccio intingere. Forse potevo farlo prima. No, è sparito adesso il fuoco. Vabbè. Creare un'arma di fuoco. Fa niente, dai. Mancato. Si cura nuovamente. E allora, Astarion invece fa... che si nasconde. Qui è un po' a vista. Attacco furtivo. Ah, deve andare fino là. Su questo. Ok. Termina. Karlach mi fa un bel attacco lacerante. Facciamo attacco irruento. Ok. Ah, sto giro non abbiamo l'azione bonus. Vabbè. Ok, non ho ben capito, ma poi vedrò. Ok. Forse perché ho attaccato in maniera particolare, può essere. E direi attacco minaccioso. Vai. Ok, spaventato, perfetto. E va bene. Sentinella. Mancato. Possiamo attaccare noi, dare una mano e lo attacchiamo. Sì, non ho niente. Perfetto. Chi manca? Questo manca. Sicura. Ok, io farei ancora così. Time for a new. No, ho sbagliato. Una volta che ho cliccato di qua. Vabbè, fa niente. Mi nascondo e mi curo. Stadio. Bene. Devo fare azione bonus nascondersi. Vabbè. Ho sbagliato. Insomma, non è che ci siamo curati tantissimo. E vabbè che questo ormai è morto. Facciamo. Vediamo. Vedi, colpo critico. Vai. Ah, vedi che razza. One should cherish all of nature's bounty, but goblin guts are quite far down the list. You aided a bear without knowing if it would savage you. A true friend of nature, or perhaps a lunatic. Either way, I owe thanks. I am the druid Halsin. Ok, sei Halsin, maestro Halsin nel boschetto, ok. Con la voce che tu sia un guaritore senza pari. Sì, sei Halsin, il maestro Halsin nel boschetto dell'enclave di Smeraldo. Yes, but just Halsin will suffice. Unbecoming to demand honorifics from the one who saved my hide. Crude voce che tu sia un guaritore senza pari, bisogno del tuo aiuto. Indeed. Well, not the most opportune moment, but given the lengths you went to, I assume there's some urgency. Come on then, what's the problem? Unless you'd rather wait for an audience of goblins. Oak Father preserve you, child. You're infected, aren't you? The Mind Flayer's spawn. But something's different. You're aware of the monster inside you. You don't bow to the Absolute like the true souls do. How is this possible? Oh, non lo so, sono scappato. Beh, adesso non riveliamo artefatto così. Sì, può essere che c'entri, però diciamo non lo so. You weren't speaking lightly when you said you needed help. Let me tell you what I know. I've been studying these parasites for a while now. Ever since I discovered these so-called true souls are infected with them, someone is using very powerful magic to modify these tadpoles.
They're using them to exert control over the infected. I'm sorry to say, I can't undo that magic, which means I can't cure you. But that doesn't mean I can't help. I didn't find what I came here for, a way to remove the tadpoles. But I found the next best thing. I found out where they come from. That must be where these enchantments are placed on them. And it's where you'll find your cure. Dimmi cosa hai scoperto sull'origine dei girini. I overheard that the cultists are sending all of their captives to Moonrise Towers. Innocents go in, true souls come out. Given that all of these true souls are infected, it has to be the source for this magic. If you want to find a cure, you must head there and discover how the tadpoles are being manipulated. Se mi sapete molto sull'argomento, verrai con me alla Torre dell'Alba Lunare. Almeno ora so cosa fare. Parassiti modificati, una possibile qua. Sembrano poco più che congetture. No, verrai con me. I wish I could, but there's still work I've yet to finish. Blood I've yet to spill. I've no right to ask more of you. But if you could help me, I'd be free to join your journey to Moonrise. Potrebbe unirsi. I cannot allow these butchers to threaten my grove. The natural order must be protected. Non c'è più alcuno, solo cavolo. Vabbè, d'accordo, come posso aiutarti? My thanks. If you prevail, I'll owe you the debt of a lifetime. Rare is the beast that survives decapitation. Help me eliminate the Drow Minthara, the Hobgoblin Draw Ragslin, and that perversion of a priestess Gut. They are the ones holding these parasites together. Remove them, and nature will cure itself. È un druido orso mutaforma al mio fianco, mi renderebbe le cose più facili. Me ne occuperò io, tu mettiti al sicuro. Il boschetto non è un mio problema, salvare me stesso la precedenza. No, facciamo che... No, no, adesso non ci deve seguire. Perché appunto voglio capire, comunque voglio parlare con gli altri prima, capire... Insomma, qua è pieno di scelte. Sicuramente non asseconderemo la sacerdotessa, questo è poco ma sicuro, ma almeno parlare con gli altri due. Me ne occuperò io, tu mettiti al sicuro. There is no safety, not while this rot festers. Once it is cut out, once the grove is secure, then I shall leave. Ok, no, d'accordo, aspettami qui, tornerò quando avrò finito. May Sylvanas guide your hand. Focus on the leaders. That's all it will take to restore the balance here. Perché, che ne so, la sparo così a caso. Metti che uno di questi capi mi offra qualcosa di importante, mi dice no, io voglio che ammazzi il druido. Oh, se roba potente. Facciamo, chi se ne frega, tanto appunto io non ho intenzione di essere, diciamo, un eroe puro, cioè voglio comunque fare i miei interessi, eccetera. E lui non, perché sta nascosto, non nasconderti, ok. Can't give up now. Ok, allora adesso io raccoglierei tutto. Quest'arma non è male in effetti, cioè allora, stivali da sfondamento. Una volta per turno, quando scatti ottieni collera per due turni. Cosa fa collera? Questa entità ha più adrenalina che sangue nelle vene. Ha più uno ai danni con le armi in mischia. Quando scatto, però. Devo prima scattare. Vabbè, prendi... No, prendi tutto. E noi cosa abbiamo? Tre scariche. No, meglio questi. Ok. E, aspetta, magari posso mettere questi agli altri. Tre cariche, no, più un'acrobazia, questo da più un'atletica, da magari lo metto, ma sì, metto a lei, da no, ecco così, ok, prendo tutto. On my way.
qui. Carcassa animale. Oh, zanna di Worg. Pugnale, impone svantaggi tipo per colpire dei goblin contro di te. Disfatta goblin, proprio fatto apposta per i goblin questo. Vabbè, prendi tutto. Quindi gli altri non sanno nulla di quello che è accaduto qui. Tutto bene, siamo riusciti a evitare ad essere l'allarme. Qua c'è una chiave della prigione. Cubo giocato, mi spiace, questi due bambini, ma... Cioè, in realtà no. No. Vabbè. Ah, qui mi fa salvare, come mai? Mi fai salvare? Cioè, mi salva. Forse delle prove. Forse... Ah, ma forse ho capito, qua... Ok, se fai qualcosa di criminale forse ti rinchiudono qua dentro. C'è una cosa simile anche al boschetto. Sì. Forse dai tempi di Skyrim o Oblivion. Vedo una cosa del genere. Ok, accendiamo, c'è più di luce. Ok. Come sono messo? Ah no, beh, ok, no, spazio ce l'ho. Spazio ce l'ho, va bene. Allora io direi che torno fuori. Alzi, l'abbiamo liberato. Ah, qui raccogliamo. Aspetta, se non c'è più nessuno. Pozione, vai. Pozione. Cassa di legno. Ah, piatto d'argento. È un po' buio, ma non volevo. Io sì, potrei farlo, toh. Ecco. Tanto. Non si combatte qui, ho già combattuto. No, ma qui non c'è niente. Oh, mobile rotto. Sfera infuocata. Tocco del vampiro. Prendi tutto. No, non colpire. Barili, ok. Ah, manda all'accampamento. Ok. Allora, non so se fare un riposo breve. Oppure, vabbè, in fin dei conti noi... No, per noi non serve il riposo breve. Cambia. Op. Careful, lui non serve. A lei sì. Recupera questo. Attention. E... No, anche lei no. Più che altro per la vita. Let's get going. Keep your distance, evitare di usare un'altra pozione. Dai, sì, facciamo l'ultimo nostro riposo breve. Ok. Perfetto. Ok. Path lies before me. Allora io prima andrei a parlare con tutti, con calma, sperando di non far cagate, eccetera. You think the dwarf is ready yet? E poi, quando ho deciso, attacco uno, attacco l'altro, insomma, dipende. Alla fine a noi del boschetto non ci interessa, ci interessa della cura. Che a proposito... Vedi, raggiungo... Anzi, ha detto che noi l'informazione l'abbiamo ottenuta alla fine. Sono stati alterati dai seguaci dell'assoluta. Se vogliamo delle risposte, dobbiamo dirci alla loro base, al lettore dell'alba lunare. Ci sono i principali, noi la destinazione ce l'abbiamo. Quindi tutto quello che facciamo in più è un extra, diciamo. Ecco. Abbiamo salvato un grosso orso, ok, ci ha chiesto di uccidere i capi dei goblin, che è la stessa cosa che ci ha chiesto anche Zevlor. Adesso vediamo. Ci penseremo se farlo o meno, insomma, se abbiamo delle ricompense, ovviamente. Sì. Ah, lui è felice, ok.